devo fare prima di intervenire sul problema dell'amianto, dovevo fare una breve introduzione. Pronto? Perché oggi si parla che non ci sono più gli operai, non ci sono più, ormai siamo tutti lavoratori, ormai siamo tutti uguali. Sono cambiate anche le categorie, oggi non si parla più di padroni ma si parla di datori di lavoro, oggi non si parla più di operai ma prima si parlava di maestranze, oggi si parla di collaboratori, praticamente stanno cambiando anche con i rapporti fra le classi anche le categorie che oggi stanno usando nella società. Ecco, noi crediamo che il problema dei morti sul lavoro metta al centro del dibattito anche il problema metta al centro comunque del dibattito il problema della contraddizione capitale lavoro, perché la contraddizione capitale lavoro tuttora ha delle conseguenze in modo particolare fra chi è sfruttato e chi invece da questo sfruttamento trae vantaggio e si arricchisce sempre di più. E noi crediamo che la brutalità del modo di produzione capitalista, del capitalismo, di chi privilegia o di chi mette il profitto prima della vita umana, si vede proprio dai morti sul lavoro. Quindi il sistema considera normale che 1000 persone ogni anno muoiono, perché questo è un effetto, diciamo così, secondario, collaterale dell'estrazione del profitto, per cui è normale che della gente muoia. Ora, davanti a questo fatto non si tiene conto che qui c'è veramente una strage. Prima il dottor Bai parlava di quanti sono i morti per malattie professionali. Ecco, io voglio ricordare che se uno ragiona semplicemente, che sono per esempio fino all'altro ieri, secondo l'Osservatorio Nazionale di Bologna Indipendente, erano più di 1100 morti in Italia quest'anno, 2018, dei morti sul lavoro, compresi quelli in itinere. Se teniamo conto che ogni anno ci sono più di 4.000 morti solo per amianto, il che vuol dire 12 al giorno, il che vuol dire 2 ogni ora, guardate che dietro i numeri ci sono degli affetti, ci sono delle famiglie, ci sono degli esseri umani, però quando se ne parla come statistica. Ecco, io credo che questi dati, se assommiamo poi a tutti i morti per cancerogeno, comunque per lo sfruttamento, determinano proprio la brutalità di questo modo di produzione capitalista che per il profitto manda consapevolmente a morte migliaia di lavoratori. E noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Noi per anni abbiamo lavorato in fabbrica, nelle fabbriche di Sesto San Giovanni, a Breda, a Falca, a Marelli. Per anni abbiamo lavorato con sostanze cancerogene, nessuno si è mai detto che quelle sostanze erano cancerogene. Noi usavamo l'amianto perché lavorando in fonderia a 1200 gradi usavamo teli di amianto sia per il preriscaldo, perché dovevi portare l'acciaio a 300 gradi e poi metterlo nei forni a 1200 e lavorarlo sotto i maglie represse, oppure quando era finito di lavorare dovevi farlo riscaldare piano piano e quindi ricoprirlo di teli di amianto, perché non poteva passare da 1200 gradi 700 alla temperatura ambiente, perché l'acciaio si rompeva. Quindi allora lo coprivamo con coperte d'amianto, noi stessi eravamo con tutto d'amianto, avevamo i guanti d'amianto, avevamo le gheppie d'amianto, cioè per proteggerci dal calore, perché però per anni mai nessuno ci ha detto che l'amianto era cancerogeno. E addirittura si sapeva che l'amianto era cancerogeno fino ai primi anni del 1900. Voglio ricordare che i primi che hanno fatto una legge sull'amianto e che hanno riconosciuto ai lavoratori che erano esposti all'amianto l'assicurazione con le malattie professionali sono stati il regime nazista e il regime fascista. Nel 1943, siccome c'era la guerra, gli operai in fabbrica li facevano lavorare per la produzione bellica e quelli che si ammalavano usando l'amianto, ecco che gli riconoscevano come indennità prima della morte, diciamo così, la malattia professionale.
Ecco, nell'Italia repubblicana nata dalla Resistenza siamo arrivati al 1992, dopo dure lotte dei lavoratori dell'Eternit di Casale Monferrato e di altre fabbriche in giro, dell'Ilva, della Breda stessa, con due giorni sotto il Parlamento, perché nel 92 venisse approvata una legge che metteva al piano l'amianto. Guardate che questa è una cosa grave, perché già nel 1983, ossia 9 anni prima dell'approvazione della legge in Italia, la Comunità Europea aveva stabilito una direttiva che imponeva a tutti gli Stati membri di mettere fuori legge l'amianto. Bene, l'Italia l'ha fatto dopo dure lotte dei lavoratori, con 9 anni di ritardo, il che vuol dire che lo Stato italiano e la Confindustria sono stati complici della morte di decine di migliaia di lavoratori, consapevolmente, perché lo sapevano. Questa è la gravità del fatto che lo Stato, quando dico lo Stato dico tutti i governi succeduti in quel periodo, insieme ai padroni, hanno condannato a morte, pur di fare profitti, centinaia di migliaia di lavoratori. Io adesso parlo dell'amianto, ma questo vale per tutte le sostanze cancerogene, per cui vedete un po' che senza dichiarare guerra sono morti più operai in periodo di pace che militari in guerra, in tutte le guerre che ci sono state fino adesso, negli ultimi anni, a cui l'Italia anche ha partecipato. Dico questo perché questo ci fa riflettere su una cosa, che noi poi parliamo di morti per amianto, prima il dottor Bai parlava di mesoteliomi, guardate che l'amianto non provoca solo mesoteliomi, provoca il tumore al polmone, lo diceva già lui, ma il tumore alla laringe, provoca il mesotelioma del peritoneo, provoca altri tipi di tumori, che sono almeno 6, 7, 8 tumori che provoca, quelli riconosciuti dallo IARC, che sarebbe l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Cancro, ma ce ne sono anche altri. Noi già anni fa avevamo fatto presente, fra l'altro all'Istituto dei Tumori, che guarda caso tutti i nostri compagni che avevano il mesotelioma o che erano anche, che avevano il tumore al polmone, guarda caso quasi tutti avevano anche il tumore alla prostata. Oggi il tumore alla prostata viene studiato come una anche delle possibili, non solo, anche delle possibili cause. Quindi voglio dire che questo fatto ci fa riflettere, perché ci fa capire come noi viviamo in una società dove il problema della salute dei lavoratori e della cittadinanza, non gliene frega niente di fare. Qui ormai siamo in una società dove l'unico diritto riconosciuto, al di là di quello che dice la Costituzione, è il diritto al profitto. Gli altri diritti, quello alla salute, previsto dall'articolo 32 della Costituzione italiana o dall'articolo 41, tutti gli altri diritti sono subordinati a questo. Se sono compatibili, vengono rispettati, e se ci sono le lotte dei lavoratori, perché nessuno regala niente. Altrimenti l'unica cosa che vale è il diritto, e questo l'abbiamo visto anche nei tribunali. Per anni, e qui diciamolo, anche i partiti di sinistra e anche CGL, CISL e UIL hanno monetizzato la salute in fabbrica. Chi lavorava con sostanze cancerogene gli davano qualche centesimo in più, ti davano il mezzo litro di latte e ti facevano lavorare in quelle condizioni, senza dirti però che morivi dopo qualche anno. Ebbene, questo fatto oggi sta avvenendo a livello generale. La monetizzazione della salute viene attraverso la sanità privata, viene attraverso il fatto che nei processi penali in cui si arriva a portare sul banco dei testimoni i padroni, questi pagano le famiglie per ritirarsi dal processo o le parti civili, in modo che questi si ritirano e quindi concedono di fatto poi l'impunità ai padroni. Quindi oggi la monetizzazione della salute c'è. E guardate, noi parliamo di morte sul lavoro, ma la cosa grave, voglio fare un esempio semplicemente. Voi vi ricordate la Grecia, che la Troica sulla Grecia ha imposto una serie di austerità per pagare gli interessi alle banche tedesche e francesi? La Grecia ha dovuto tagliare la sanità, le pensioni. Ebbene, guardate che una ricerca recente di una delle più grandi e importanti riviste scientifiche, Left mi sembra che si chiami, ha scritto che per queste scelte di taglio in Grecia, scelte in Grecia sulla sanità, questo ha comportato 10.000 bambini ogni anno che muoiono. Solo che fa notizia quando gli operai muoiono in gruppo, in sette, o che 1.000 persone, 1.000 operai muoiono.
Sul fatto dei tagli alla sanità, che anche queste sono in nome del profitto, sui morti del profitto più in generale nessuno ne parla, perché questo è un fatto normale. Ecco, noi crediamo che una società che mette il profitto prima degli esseri umani è una società che non merita il titolo di essere considerata civile, e credo che noi sia corretto, partendo da ognuno dalla nostra contraddizione, chi con l'amianto, chi con altre sostanze, cominciare a mettere in discussione un sistema sociale che considera normale che degli esseri umani muoiano perché qualcuno si arricchisca. E guardate che questo è importante, cominciamo anche a ragionare, a mettere in discussione su come produciamo, per chi produciamo. E cominciamo anche allora a non lottare solo contro gli effetti, vogliamo sì il diritto alla salute, ma in questa società il diritto alla salute sarà sempre negato perché viene prima il profitto. Quindi mentre lottiamo per il diritto alla salute, e concludo, cominciamo a dire che noi non dobbiamo solo lottare contro gli effetti del sistema capitalista che produce morte, guerre, fame, rapina, ma dobbiamo anche contro la causa, che è questo sistema. E cominciare allora anche a parlare di socialismo, di una società diversa, in cui chi uccide gli esseri umani, il profitto, la proprietà privata è considerata un crimine contro l'umanità. Credo che sia un dovere di tutti quelli che si battono per il progresso, che si battono per la difesa della salute in fabbriche e nel territorio, perché i cancerogeni uccidono prima gli operai, ma uscendo dalla fabbrica uccidono anche la popolazione. Ma oggi il problema non è solo di lottare contro gli effetti, ma anche contro le cause, e quindi che credo che questo sia una coscienza che chi lotta comincia ad acquisire. Grazie. Devo sentire ancora altre cose. Compagni, se avete interventi, domande, delucidazioni, volete portare la vostra esperienza a questo posto di lavoro? Il posto di lavoro parlo io dopo. Io lavoro in un... Aspetta che ti conosco. No, beh, io sono molto preciso. Non sento niente, nessuno. Ma io lavoro... Qua, se ci dai le spalle non ti sentiamo. Vieni qua. Tu magari mettiti lì. No, io sono una persona di piedi, alza di piedi così ti vedo. Ok, guarda che devo schiacciare qua. Pronto? Pronto? Sì, che va. Pronto? Io lavoro in un in un'azienda dove fanno plexiglass. Sono un fuochista, io lavoro più o meno come quelli della lamina. Ho la buca da andare dentro nell'autoclave a 500 gradi, dato che l'amministratore delegato nostro è associato alla Lombarda, quindi sono i falchi quelli che dicono noi dobbiamo fare più competitività, hanno aperto da tutte le parti del mondo delle fabbriche nuove, hanno nuove commesse, hanno fatto un po' di tutto. Il problema grosso è che noi non abbiamo ricambio, siamo 70 operai divisi a turni, tre turni anche notturno, però quando c'è da fare il 17° turno noi abbiamo avuto solamente tre operai in più, e badate bene che qua si parla di Job Act. Il Job Act in pratica ha reso tutte queste tre persone prima di tutto ricattabili, loro venivano a lavorare anche la domenica, una cosa indegna. In più noi lavoriamo con la polvere di plastica, abbiamo il mulino in pratica fa tante di quella polvere che metà basta. Noi abbiamo l'ARPA di ogni, diciamo, una volta al mese. Guarda l'impianto Artex, che sarebbe la normativa 8108, che dice di stare controllate che non ci siano esplosioni in corso, perché abbiamo noi produciamo il metacrilato in pratica per poterlo poi far diventare plexiglass. Il problema grosso è che quando arrivano queste persone qua ci guardano se abbiamo l'orologio,
di non avere il cellulare, però non vedono le migliaia di tonnellate di polvere che abbiamo addosso. Questa è una cosa gravissima, io penso, perché non solamente può essere un può fare da innesto, chi ha fatto l'81-08 lo sapeva, può in pratica respirare, anche se ti danno le mascherine di quella l'antipolvere, quelle ti entrano dentro lo stesso, ma lì si parla che 24 ore al giorno il mulino va, questa polvere di plastica va avanti, va avanti, va avanti, e noi la respiriamo. A volte ci va anche male che noi dobbiamo respirare pure il grezzo. Il grezzo sarebbe quello che esce dalle autoclavi, che sui 500 gradi diventa, poi viene pure distillato e diventa insomma procedimenti un po' lunghi. E queste sostanze qua ci dicono che tranquillamente si può anche non mettere la mascherina. Abbiamo pure, inoltre, abbiamo per non far indurire il materiale, l'idrochinone che lo sa, è cancerogeno 100%, di usare esattamente i guanti e anche la mascherina, perché potrebbe muocere alla salute. Quindi noi abbiamo avuto degli insegnamenti sballati. Questo qua dell'RLS che ha voluto a farci fare il corso, cioè per legge ci fanno fare il corso, ci ha detto delle menzogne vere. Quello ci hanno sempre coperto per quanto riguarda gli agenti chimici che noi trattiamo. Però la cosa più grossa che a me rimane, se io dovessi riprendere un attimino la fabbrica, si vede questa nuvola che fa come da cappa. Tutto qua. Grazie Claudio. Luisa? Sì, io faccio parte del collettivo Maxpedia e prima di preparare questo incontro ci siamo un po' confrontati anche con i compagni su dati che effettivamente non erano ancora in nostro possesso. E ne cito qualcuno giusto per introdurre un po' il mio intervento. Nel 2018 abbiamo già adesso 30.000 lavoratori colpiti da malattie professionali e circa 11.000 lavoratrici colpite da malattie professionali. Nel 2017 i casi di malattie professionali denunciate sono stati 58.000, Lombardia 3.800, Veneto 3.500. E questo lo dico a proposito dell'ottimo modello Veneto di cui tanto si è discusso. Anche quando andiamo a vedere le morti per infortunio sul lavoro, vediamo che il Veneto comanda con 59 morti, e questi sono i dati che trovate anche sull'osservatorio degli infortuni sul lavoro di Bologna, che tra l'altro è tenuto da un compagno. Di questo totale, 58.000 casi, i positivi che hanno quindi ricevuto indennizzo sono 14.500. Positivi senza indennizzo 4.700. Il che significa che una serie di persone non ha ricevuto nessun tipo di indennizzo a fronte di una malattia. E già questo, secondo me, è un dato che bisogna prendere in considerazione quando si parla di malattie professionali. Un altro dato che ritengo importante portare all'attenzione è quello che, come nelle statistiche, donne ed extracomunitari hanno sempre delle percentuali molto inferiori rispetto alla classe dei lavoratori italiani. E è vero, sicuramente c'è una maggiore precarietà in questo settore, e sicuramente stiamo parlando di categorie che hanno un minor numero di lavoratori impiegati. Però sicuramente c'è da mettere l'attenzione, forse i dati sugli infortuni lo rivelano ancora di più, sul fatto che sono categorie estremamente ricattabili, e quindi anche da questo punto di vista sono quelle maggiormente forse colpite dal capitale stesso. Se guardiamo poi sempre per tornare agli indennizi, vediamo come cambi la situazione quando poi sono i parenti a dover portare avanti le cause nel momento in cui il colpito viene a mancare. Anche lì c'è una riduzione che è effettivamente drastica.
Leggevo di altri dati che sono secondo me importanti, come ad esempio il fatto che se si lavorasse veramente in termini di sicurezza, il costo a carico delle imprese per gli infortuni sul lavoro, che corrisponde circa al 3%, andrebbe a essere sicuramente eliminato, il 3% del prodotto interno lordo andrebbe a essere sicuramente eliminato. Altri studi rivelano che per ogni euro speso in sicurezza c'è un ritorno di 2,220 euro, quindi la sicurezza sembrerebbe quasi veramente un guadagno. E forse ci dobbiamo chiedere a questo punto perché non si investe in sicurezza. E questo, su questo riprendo un po' l'intervento di Michele, perché per noi la giornata lavorativa, la giornata è di 24 ore, per il capitale la giornata lavorativa è qualcosa meno di 24 ore. E tutto ciò che ci può prendere, tolti i nostri bisogni essenziali, i bisogni, quelli appunto che dobbiamo soddisfare per poter continuare a vivere. E sicuramente i costi delle scelte del capitale poi cadono particolarmente sulla classe lavoratrice. E questo lo diceva, io sono una marxista, lo diceva Jean Marx, metteva in evidenza come l'inquinamento ricada tantissimo sui lavoratori che stanno vicino alle fabbriche, non possono scegliere delle abitazioni che siano appunto le migliori, trovano ad essere ricattati sicuramente sul posto di lavoro, e da questo punto di vista non possiamo che leggere in quest'ottica anche il Jobs Act, la legge Fornero, che costringono i lavoratori, la legge Fornero, a stare sul posto di lavoro molto più a lungo. E ora la quota 100, voglio dire, non è che sia questa grande miglioria. Leggevo tempo fa che in realtà ci abbiamo perso circa 4 anni rispetto a quello che capitava prima della legge Fornero. E il Jobs Act rende tutti ricattabili, va ad abolire l'articolo 18, e quindi chi denuncia una richiesta che sia eccessiva nell'ambito del lavoro, chi mette in evidenza che il lavoro è pericoloso e che quindi non dovrebbe essere svolto in determinate circostanze, può essere facilmente licenziato. E sicuramente la questione va anche interpretata come... Sì, ne ho un altro palio. Allora, mi scuso. Sicuramente la questione va anche essere vista dal punto di vista dell'indennizzo, che è diventato poi il tema principale. Una responsabilità ce l'ha sicuramente la sinistra anche, nel momento in cui va a ritenere la questione della salute e della sicurezza secondaria. E allora, secondo me, la strada poi è quella che, forse io sarò una nostalgica, ma credo che sia l'unica che abbia poi portato dei risultati effettivi in Italia e anche altrove, chiaramente, a livello internazionale, sia quella un po' della lotta, no? Diceva Marx in Salario, prezzo, profitto: nei loro sforzi per porre un freno all'eccesso di lavoro mediante l'aumento dei salari, gli operai adempiono solamente un dovere verso se stessi e verso la razza. Non fanno altro che porre dei limiti all'appropriazione tirannica abusiva del capitale, il tempo e lo spazio dello sviluppo umano. Un uomo che non dispone di nessun tempo libero, che per tutta la sua vita, fuori delle pause puramente fisiche per dormire e mangiare e così via, è preso dal suo lavoro per il capitalista, è meno di una bestia da soma. Egli non è che una macchina per la produzione di ricchezza per altri, è fisicamente spezzato e spiritualmente abbruttito. Allora credo che la lotta di cui prima, a cui prima si faceva cenno sia sicuramente una delle migliori risposte. Questo non perché le risposte legali non siano del tutto adeguate, ma perché effettivamente ciò che può andare appunto a portare delle migliorie è sicuramente, come diceva anche Michele, andare a eliminare le cause e non lottare soltanto su quello che riguarda, per quello che riguarda gli effetti. Quindi di cose, secondo me, dal punto di vista delle rivendicazioni ci sarebbero tante da fare, coprire collina e tutte quelle richieste che sono rimaste appunto inascoltate, abolire la legge Fornero serve anche a tenere meno tempo nel luogo di lavoro i lavoratori, quindi esporre di meno a diverse problematiche, il Jobs Act, quindi andarlo ad abolire per poter garantire nuovi diritti ai lavoratori, e me ne verrebbero tantissimi altri in mente, ma mi fermo qui. L'ultima cosa che dico è che noi abbiamo respirato diossina in questi giorni, e io per presenziare un po' questo incontro leggevo anche di quello che è stato prodotto, dei dati che sono stati poi raccolti dopo la tragedia del Seveso, che stiamo parlando insomma di parecchi anni fa.
e non ne ho messi a conoscenza degli altri perché mi è venuta una cupa depressione, lo ammetto. E forse la questione dell'inquinamento ambientale andrebbe veramente rivista in un'ottica in un'ottica in cui si ragioni veramente a 360 gradi e la si ritenga appunto imprescindibile poi da tutta una serie di rivendicazioni, secondo me, della classe lavoratrice. E qua finisco, spero di essere stata in un tempo decente. No. Ciao a tutti, io intervengo senza aver preparato l'intervento, quindi vado un po' a braccio. Intervengo perché per anni sono stato dipendente di una piccola società che faceva consulenza per la sicurezza sul lavoro nelle aziende. Quindi io di fatto ero quello che andava da dipendente di una società nelle aziende a fare valutazioni di rischio e i corsi di formazione. E vabbè, qua sono state dette tante cose giustissime, soprattutto si è analizzato il fatto che al di là della legge bisogna vedere come la si applica e tutto il contesto, perché appunto sia gli orari di lavoro sia le condizioni di precarietà incidono anche su tutto quello che riguarda salute e sicurezza. Anche andando a vedere i dati sugli infortuni, la maggior parte sono il venerdì spesso, proprio perché anche i lavoratori sono più stanchi, quindi si commettono più facilmente degli errori che portano anche all'infortunio. Una malattia, un aspetto della malattia professionale però non è stato considerato, che secondo me è cruciale soprattutto in questo periodo storico e con questi tipi di lavoro che ci sono adesso, soprattutto in una città come Milano, nel terziario, negli uffici, che è lo stress lavoro correlato, che secondo me è un elemento veramente fortissimo all'interno dei lavoratori. Anche dove lavoravo io stesso, quindi all'interno di una società che faceva consulenza per sicurezza della salute sul lavoro, c'erano dei casi di stress che portavano alcuni lavoratori, soprattutto i più giovani, che erano sotto pressione di capi in modo molto importante, ad avere dei problemi fisici nell'immediato, quindi anche arrivare a vomitare per la produzione dello stress sul luogo di lavoro. E lo stress poi può comportare tantissime altre patologie, problemi sul lungo periodo, perché quando si è sottoposti allo stress per anni poi si possono avere problemi di diverso tipo, dalle macchie della pelle a problemi al sangue circolatorio, a tantissimi tipi di problemi. Quindi è sicuramente molto più difficile da valutare rispetto ad altri, perché si pensa che sia soggettivo, ma non lo è neanche poi così tanto, perché ci sono, non è, il decreto 81, diciamo che qualche aspetto positivo c'era, oltre a il fatto inglobava la 626, tutta una serie di normative precedenti e punta molto sulla prevenzione e sul fatto, come si diceva prima, che anche per le aziende costa di più, cioè costa di meno, risparmiano a fare prevenzione piuttosto che a pagare poi magari successivamente. Aumenta un po' per certi versi anche le responsabilità tra i dirigenti, questo decreto 81. E c'è il problema del decreto 81 che non è stato totalmente compiuto, cioè anche nei decreti attuativi, perché era stato fatto dal governo Prodi, se non sbaglio, durante il governo Prodi il governo è caduto e non hanno finito, diciamo, non hanno completato di fare questo decreto legislativo. E appunto, tutto quello che riguarda la valutazione del rischio stress si è andata a strutturare e a completare successivamente con altri decreti e altre norme, per cui ci sono dei parametri, cioè proprio esiste un metodo per poter valutare, tenendo conto di tantissimi aspetti, per poter valutare il rischio stress all'interno del luogo di lavoro. Il problema è che nel 99,9% dei casi è fatto dalla parte datoriale, cioè è fatto dall'azienda questa valutazione del rischio stress. Anch'io quando andavo avevo questa checklist, mi diceva sì, dammela a me, la facevano, la ritiravi e quello era il rischio stress. Quindi il valore di questa valutazione era meno di zero, se non dire dal punto di vista legale, che era a posto, diciamo.
E quindi questo secondo me è un aspetto molto da considerare. Anche noi stessi eravamo riusciti, nonostante non avessimo sindacato, a fare una riunione sindacale su questo tema. La sindacalista che abbiamo incontrato, la prima cosa che ci aveva detto è fatelo sapere al vostro medico competente, che è quello che si occupa di questi aspetti. Ecco, il nostro medico era effettivamente un buon medico, una dottoressa molto valida. 3 giorni dopo è stata mandata via dall'azienda, è stata sostituita con un'altra, proprio perché lei si era benissimo accorta di questo aspetto, non aspettava altro che qualcuno glielo dicesse, gli è stato detto ed è stata mandata via. Quindi è molto difficile, ma secondo me questo è un punto su cui lavorare tantissimo, perché appunto siamo anche il paese in cui si lavora più ore in assoluto rispetto anche agli altri paesi europei. Quindi il rischio stress è, secondo me, è molto, molto importante e fondamentale.